Nelle ultime ore l'ex concorrente del Grande Fratello Angelica Baraldi è intervenuta sui social per fare chiarezza sul suo rapporto con i Perletti. Nelle ultime settimane, l'ex concorrente del Grande Fratello Angelica Baraldi è finita più volte al centro dei riflettori per via del suo rapporto speciale con Mirko Brunetti e della sua amicizia, o non, con Perla Vatiero. È stata anche accusata di essere gelosa della coppia e in particolar modo, dell'ex inquilino e di essersi messa in mezzo tra i due fidanzati. Dopo il recente intervento della vincitrice del reality di Canale 5 che ha affermato di non essere gelosa dell'amicizia tra Mirko e Angelica, quest'ultima, nelle ultime ore, ha così deciso di intervenire lei stessa per fare chiarezza una volta per tutte. Grande Fratello, Angelica Baraldi interviene sui Perletti. L'ex inquilina ha voluto spiegare come stanno realmente le cose. Devo ammettere che a volte provo del fastidio. Perché? Non tanto per i gossipari che questo tanto è il loro mestiere e va bene così. Ma tanto per le persone che ci credono a ciò che si inventano queste persone e poi mi tartassano nei direct, sotto i post, sui social, ovunque. E la cosa che più mi fa rimanere male è che io ho sempre e solo voluto il loro bene, di Mirko e Perla. E se chiedete a loro non vi diranno mai il contrario di me, mai. Perché io ho sempre voluto il loro bene, sempre. E questa cosa che ogni volta vengo descritta come il male, un po' ci rimango male perché non sono io. Mi stanno descrivendo come una persona che non sono, ha poi rivelato come sta dopo l'esperienza nel reality di Canale 5, ora sto bene, sto molto bene e sono molto felice. Ma devo ammettere che dopo che sono uscita dalla casa ho avuto qualche settimana che mentalmente non stavo bene per niente e mi ci è voluto un po' per riprendermi. Sono passata dallo 0 al 1000 a livello di critiche, commenti, complimenti e tutto. Dalla parte bella alla parte brutta, tutto. Ci ho messo un po' per capire come reagire a certe cose, però adesso sto bene. Ho imparato a reagire nel modo giusto e ora sono felice.